Ciao creativi, io sono Angenia Creations ed oggi realizzerò insieme a voi questo set di tavola Ouija con planchette by Gea Creations. Per questo tutorial andrò ad utilizzare la Feel Crystal di Res Chimica. Tutti gli accessori che vi faccio vedere in questo video potete infatti trovarli sul loro sito. Realizzare questo effetto può sembrare difficilissimo. Io stessa ho provato a realizzarlo con più materiali, abbinando varie cose, vari pigmenti. In realtà è molto, molto, molto più semplice di quanto si pensi. Andiamo a stendere sullo stampo un primo strato molto sottile di resina completamente trasparente. Aggiungiamo un po' di resina in un bicchierino a cui andremo ad aggiungere una goccia di colorante bianco. Andiamo ad aggiungere il primo strato alla nostra tavola Ouija. Stendiamo poi con una spatola, mi raccomando però a non mescolare troppo il tutto, visto che Halloween si avvicina, ho pensato di aggiungere anche l'adesivo di un angelo di pietra, che vabbè, non lo so, ci stava bene, l'autunno, i cimiteri, le cose, ci stava bene. A quella resina vado ad aggiungere poi un'altra goccia di colorante e faccio poi lo stesso procedimento. Mi raccomando, è importante che non mescolate proprio bene e via così, sempre aggiungendo più colorante. Ovviamente, come Alice, io so dar degli ottimi consigli che seguire mai non so, perché dico sempre di non mescolare troppo e invece mescolo sempre troppo. Il passaggio importante per questa tecnica è poi andare a riversare sopra la resina col colorante bianco la resina trasparente e ricominciare a mescolare, non troppo, però. Ho fatto lo stesso procedimento anche nella planchette. Ho aggiunto qualche foglia autunnale, però insomma avevo un po' paura di mescolare troppo, quindi nella planchette qualcuna è venuta che si vede. Qui proprio no, potevo anche evitare. Quindi vi consiglio di metterle un po' prima le foglie autunnali. Sì. Andiamo a scoprire il risultato. Ovviamente la resina durante la catalizzazione si muoverà, quindi otterrete comunque un risultato diverso dall'ultima volta che avete mosso con la spatola. Ed eccola qui la nostra tavola Ouija effetto fumo. Allora, si sarebbe potuto vedere un po' di più se solo avessi mescolato un po' di meno nello stampo. Per questo vi ho detto, forse la cosa più difficile è proprio sapere quando fermarsi. Invece l'effetto sulla planchette mi è piaciuto moltissimo. Volendo, potete poi fare un secondo strato per dare più risalto all'effetto fumo. Io ho preferito lasciarla trasparente. Vado poi a decorare la tavola per far risaltare i dettagli. Ed ecco qui il mio set finito. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero che questo piccolo tutorial vi sia stato utile e buona creatività a tutti!